brutta parola per stupire. Ta-da! Buonasera, ben ritrovati a tutti quanti con un'altra imperdibile puntata di Tada. Anche oggi, giovedì 7 marzo, siamo insieme per affrontare tantissimi argomenti, moltissimi saranno gli ospiti che interverranno nel nostro studio. Un focus particolare l'avremo sull'arte quest'oggi, sull'acquerello, un artista di Mosca, la sua prima volta in Italia per quanto riguarda l'esposizione, proprio ha scelto Firenze, quindi siamo molto orgogliosi da Toscana di ricevere tutta questa grande attenzione. Poi parleremo di tutto un po', senza dimenticare le nostre rubriche fisse del giovedì, come l'angolo del cittadino e il favoloso mondo delle app nella seconda parte di Tada. Iniziamo subito però con la presentazione dei nostri ospiti in studio, perché capirete che sono veramente, veramente, veramente tanti. Enrico Zarri, buonasera, nel nostro salottino, benvenuto. Con lui parleremo del programma Primavera 2019 al Padule di Fucecchio in collaborazione con le sezioni soci COP. Guardate la nostra panca rossa, com'è folta di meravigliosi artisti, musicisti, i mandolinisti fiorentini coordinati da Vasco Massai. Ciao Vasco e ciao a tutti voi. Benvenuti, li ascolteremo nella prima e nella seconda parte di Tada. Alla mia destra, un grande ritorno dalla cooperativa di Legnaia, Alberto Lanzi. Ciao Alberto, lui è agronomo e ci spiegherà come avere un vero e proprio giardino all'interno della nostra casa oppure sul nostro balcone. Continuiamo, perché lui è nato per caso, ma non casualmente, perché è simpatico e molto bravo, ha un sacco di followers, è una nuova star di Instagram. Benvenuto a Pietro Resta. Buonasera. Un videomaker un po' speciale, Wikipedro, Con lui insomma parleremo di quella che è la sua avventura sul web, che sta andando veramente molto bene. Alla mia sinistra, proprio per la mostra Neonomadi e Autoctoni, benvenuto al professor Andrea Granchi, che è presidente della classe di pittura dell'Accademia Arti del Disegno di Firenze. Buonasera. Un caloroso benvenuto anche all'artista che ci omaggia quest'oggi della sua presenza, perdonatemi se la mia pronuncia russa non sarà perfetta, Andrei Yesinov. Vediamo che cosa ho fatto. Valeria, che è la sua interprete, benvenuta anche a lei. E per concludere abbiamo anche il professor Alexander Rogin, che è direttore responsabile di una rivista d'arte famosissima in tutto il mondo, Tretianikov Gallery di Mosca. Buonasera e benvenuti a tutti, perché parleremo di questa prima volta dell'artista che ha scelto proprio Firenze per iniziare la sua avventura italiana. In cucina i miei amici Alessandro Corvino e Stefano Donati, ciao! Ciao, buonasera a tutti! Che si fa? Stasera... Fantastico, non vedo l'ora! Ci vediamo più tardi, bene. Ultimo ma non certo per importanza, un altro artista, Luca Canavicchio, artigiano di scultura ceramica. Buonasera, ciao Luca, benvenuto nello studio, grazie. Di Tada. Beh, direi di iniziare subito e inizio dal professor Andrea Granchi, che ci presenta questa bellissima mostra che è stata inaugurata proprio ieri l'altro, esatto. Se non sbaglio. 6 marzo. Il 6 marzo, quindi ieri c'è stata la cerimonia il giorno prima e che sarà a Firenze fino al 28 di aprile. Esatto. Allora raccontiamo un po' la mostra e il significato di cui essa è portatrice. Intanto Andrea Yesinov è un caso davvero straordinario nell'ambito della pittura, perché ha scelto di lavorare con l'acquerello, che è una tecnica, diciamo, molto rara, molto difficile, e che davvero è straordinario vedere come lui la svolge con grande maestria. Noi abbiamo circa un centinaio di acquerelli, tutti dello stesso formato, in cui Andrei riesce, diciamo, a descrivere meravigliosamente, e anche con delle problematiche che interessano la nostra società urbana, quello che è il mondo attuale, ma con grande davvero attenzione alla contemporaneità, a questi viaggiatori che si alternano, appunto, autoctoni e non autoctoni, quindi questo mondo che gira, questa umanità talmente varia, talmente sempre nuova, che naturalmente gira nel mondo e che lui rappresenta anche con grande problematicità, insomma.
Stiamo vedendo anche le immagini che riguardano alcune delle sue rappresentazioni, come giustamente diceva lei, professore, è come se facesse delle istantanee, no? Però con questa, quindi un qualcosa di molto attuale, però con una tecnica che in realtà è una tecnica antica, una tecnica quella dell'acquerello. E che è desueta, cioè non, bisogna dire, molti artisti non l'adoperano più. Ecco, per cui lui è un caso davvero straordinario che ci ha molto interessato. L'Accademia delle Arti del Disegno e la classe di pittura in particolare da anni persegue ormai questa linea di presentare esposizioni importanti, rare a livello internazionale per quanto riguarda la disciplina della pittura, e quindi questa è un'occasione che abbiamo voluto davvero portare a Firenze perché è veramente un'occasione straordinaria che consigliamo a tutti di venire a visitare. Tra l'altro la scelta insomma di Firenze è una scelta emblematica e anche importante, no? Perché Firenze è universalmente riconosciuta come una delle città d'arte più importanti al mondo. E proprio l'avventura italiana dell'artista inizia proprio da Firenze. Io volevo chiedere all'artista che significato ha per lui iniziare proprio da questa città, che è considerata come una culla dell'arte mondiale, direi. Firenze, ваш тур по Италии. Много ездил по Италии, да, великолепная страна. Много рисовал. Много людей, интересных людей. Интересно стало показать своё искусство, основанное на русско-академической школе. Sono stato più volte in Italia, ho viaggiato tanto in Italia e ho disegnato e dipinto tanto in Italia. E quindi esporre le mie opere in Italia per me è una cosa emozionatissima, soprattutto a cominciare da Firenze, che è la culla dell'arte in tutto e per tutto. Interessante собрать мнение, interessante посмотреть, как люди, живущие в Италии, будут реагировать на современное искусство, основанное на академической школе. Mi interessa molto raccogliere delle opinioni del pubblico diverso, del pubblico variopinto che verrà a vedere la mia mostra. E mi interessa molto come reagirà il pubblico italiano così esigente alle opere d'arte, alla qualità, come reagirà alla scuola russa, ancora sovietica, perché lui insomma studiato attiene a quella scuola, выставляется суррогатного искусства современного, так называемого современного в кавычках, конечно. Perché adesso c'è tante arte surrogata, tante arte finta, contemporanea. I pittori contemporanei presentano spesso arte finta e surrogata. Ну, в первую очередь, конечно, потому что во Флоренции выставка – это альма-матер искусства, вообще изобразительного искусства в мире. И это большая честь для любого художника, для любого профессионала. И, собственно, поэтому Флоренция – это первое. Firenze è alma mater dell'arte, la culla dell'arte, quindi soprattutto fare la prima personale proprio a Firenze è un grandissimo, grandissimo onore. E anche per noi, certamente, perché tutte le volte che sentiamo e vediamo questa bella liaison che nasce, no, tra l'artista e Firenze, indipendentemente da quella che è la sua nazionalità, davvero ci riempie di orgoglio. Grazie, torneremo più tardi a parlare ancora della mostra, che poi si sposterà appunto a Roma, poi come seconda tappa. Invece adesso cambiamo completamente argomento, ma usiamo sempre come sfondo e quindi come motivo proprio Firenze, perché Firenze e le sue bellezze sono al centro delle riflessioni, chiamiamole così, di Wikipedro. Sentite un po'. È un tempo variabile, un ghiaccio che ti si infila nelle vene, perfetto per la storia che ti voglio raccontare oggi. Una storia fatta di omicidi, di killer, di tradimenti, di spie, di archibugieri. Archibugieri? Io che so gli archibugieri? A me tu lo chiedi, so gli archibugieri, ha detto lui che a lui no. Quando sei venuto a Firenze ti sarà sicuramente capitato di passare da Via dei Servi, angolo Via dei Pucci, per andare verso Santissima Annunziata. Insomma, se tu sei passato da questa zona, ti avrai sicuramente notato questa finestra, una finestra diversa dalle altre, una finestra murata. Il protagonista della nostra storia è Pandolfo Pucci. La famiglia Pucci era una famiglia molto importante a Firenze, una famiglia dalla grande tradizione. Famiglia che aveva un legame molto forte con i Medici. Legame che purtroppo si ruppe
truppe quando il nostro amico Pandolfo Pucci venne espulso dalla corte medicea per cattiva condotta. Un po' come a scuola quando ci mettevano i rapporti per cattiva condotta, no? Che poi chiamava la mamma, parlava il preside, insomma, lei era alle beghe. Il nostro amico Pandolfo ne uscì male da sta storia. Ne uscì sconvolto, per anni covò una rabbia tale che lo portò ad escogitare una vendetta vera e propria. Il suo acerrimo nemico Cosimo era solito passare da questa via, da Via dei Servi, per andare a messa al Santissimo Annunziato. Fatto sta che i medici lo vennero a sapere. Alcune spie avvertirono Cosimo e il nostro primo Pandolfo venne arrestato e impiccato al Bargello. A quel punto Cosimo I poteva andare a messa tranquillo e beato senza nessun tipo di bega. Aveva risolto il problema di Pandolfo e quindi era tranquillo. E il problema era che quando lui arrivava qui allo svincolo tra Via dei Servi e Via dei Pucci, li pignava le paranoie, no? Perché con l'occhio guardava sempre la finestra. Riviveva quel brutto episodio, no? Si ricordava del pericolo scampato. E quindi disse, sai che piglio murognosa. A me non gli serve da lezione a chi c'ha in mente di mettimi le beghe. Chi mi mette le beghe fa quella fine lì. Gli muro la finestra. O tu non mi star col capochino. No, è un colpo basso questo, non me l'avevi detto. È un colpo. Chiedo un colpo scusa agli ospiti in studio perché magari può essere un po' un trauma vedere un video del genere. No, però, allora tu racconti Firenze in un modo molto ironico, molto divertente e in realtà racconti cose vere, cioè aneddoti storici, reali, in una maniera romanzata 5.0 mi verrebbe dire, perché utilizzi proprio la tua piattaforma social, il tuo profilo di Instagram che è diventato Wikipedro poi alla fine. Allora, com'è nato Wikipedro? Raccontaci un po', dai. È nato, io volevo solamente semplicemente far conoscere Firenze ai turisti. Quindi affittando due appartamenti nel centro storico volevo fare qualcosa di utile, no? Ho detto magari le persone che guardano i miei video poi dopo vengano a dormire da me. Manco mezzo è venuto. Mi concentravo però solamente. Non sono arrivati a prendere in affitto appunto le tue stanze, no. Ma per conoscere Firenze è stato utile. Perché hai cominciato ad avere un sacco di follower. Sì, per un anno diciamo che li guardavamo io, la mia mamma e la mia nonna, però insomma. Poi da quando diciamo ho cambiato il nome della pagina e l'ho improntata tutta su di me, tutta su Firenze, tutto nel raccontare la città, a quel punto diciamo che la cosa ha preso un'altra piega, perché prima le persone non capivano bene quello che facevo, capito? Quando dopo l'ho improntata tutta su di me, chiamandola Wikipedro, le persone hanno capito finalmente quello che facevo. I video poi chiaramente sono migliorati col tempo. E poi insomma è stato tutto un susseguirsi di cose positive. E ora hai tanto tanto successo, ti fermano anche mentre fai video, io so. È la cosa più bella, è bellissimo, perché sono anche molto fortunato in questo, perché quando mi fermano ho sempre la telecamera accesa e cerco sempre di inquadrare le persone che mi fermano per metterli dentro, cioè, per farli sentire. Praticamente vivi con la telecamera o col telefonino? Che telecamera? Usi la microcamera? No, il telefonino. Usi il telefonino, fai tutto col telefonino. Tutto col telefono, molto homemade. Molto bene, poi dopo mi racconti qualche altro aneddoto, magari ti è successo che qualcuno è venuto a chiederti qualcosa mentre facevi un video, sono sì, curiosa volentieri, io, volentieri. Sono molto curiosa. Anch'io, eh? Volentieri. Poi diamo volentieri la pagina e dopo c'è un'altra sorpresa per te, lo sai? Continuiamo con le sorprese, siamo così. Allora, adesso cambiamo nuovamente argomento, io raggiungo il mio salottino e vado a trovare Enrico Zarri che mi rappresenta il Padule di Fucecchio, perché per questa primavera, che sembra stia veramente per arrivare, ci sono un sacco di iniziative, vi siete dati molto da fare, avete fatto un programma molto molto ricco in collaborazione con la sezione di Soci Coop. Questo per che cosa? Per valorizzare quello che è veramente il territorio, quindi il Padule di Fucecchio, e per anche il ritorno della cicogna. Dunque parliamo di che cosa consistono in generale queste grandi iniziative. Allora sì, io faccio parte di un'associazione che si chiama Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e si occupa di questa grande area umida, che è la più grande palude interna italiana, e dei suoi dintorni, cioè di tutti gli ambienti che ci sono intorno a questa grande palude. E se ne occupa nel senso che fa di tutto per valorizzarla, e quindi iniziative anche rivolte al pubblico, oltre a iniziative gestionali dell'area, anche iniziative rivolte al pubblico, corsi, mostre, visite guidate. È vero che ci sono due tipologie di corsi diversi, i corsi sulle erbe e il corso fotografico, è vero o no? Che sì, allora ci sono tantissime tipologie diverse, quest'anno fra i corsi ne abbiamo scelti due. Uno è un corso di fotografia naturalistica con la sezione Soci Coop Val di Nievole
e l'altro è un corso sulle erbe spontanee alimentari con la sezione SociCoop di Pistoia. Quindi praticamente per imparare anche a riconoscerle, a utilizzarle nell'uso quotidiano. Certo, no? Lo scopo è proprio quello di imparare a riconoscere quelle specie anche comuni che si trovano praticamente dietro l'angolo. Una volta riconosciute possono essere utilizzate per ricette di cucina insolite. Come si accede ai corsi? Ai corsi si accede contattando il centro oppure contattando direttamente le sezioni soci Coop. Ci si iscrive, tutti i corsi hanno un numero definito di partecipanti perché prevedono anche delle uscite sul territorio, quindi alla fine il gruppo non può superare certe dimensioni. Sono sempre attività teoriche in aula e anche attività pratiche sul territorio, con le guide, con gli esperti che insegnano a fare le foto naturalistiche nel primo caso, foto oltre l'obiettivo, paesaggio, macrofotografie eccetera, e a riconoscere le erbe nell'altro. Fantastico, quello di riconoscere le erbe è fantastico anche perché la cucina, no, di adesso è anche improntata molto alla valorizzazione di quelle che sono i prodotti proprio del territorio, ma anche delle erbe che a volte sono anche sconosciute o così non utilizzate nella realizzazione delle ricette. Invece io, ad esperienza empirica professionale, posso testimoniare che spesso vengono da me chef con le erbette, no, del territorio, le erbe spontanee del territorio, anche un po' strane o comunque di non uso comune, e devo dire invece che si trovano veramente molto interessanti per la realizzazione di piatti, quindi è una risorsa del territorio in più. Dopo parleremo anche di come stanno rispondendo le persone a questi corsi e indicheremo ancora una volta quelle che sono appunto i metodi per potersi iscrivere per contribuire alla valorizzazione di questo bel territorio della nostra Toscana. Grazie. E adesso invece io ricambio nuovamente argomento. Ecco, sì, c'è il filo, attenzione, perché se no qui si va a finire su un altro programma televisivo. Aspettate un po' che mi sposto per vedere, ecco, vado bene qui? Regia, vado bene o mi devo spostare di qua? Ditemelo perché non so come fare, devo dire che la curva è piuttosto affollata oggi, allora non vorrei né dare le spalle al pubblico che sta al di là delle telecamere né a quello che naturalmente sta qua in studio con me. Abbiamo presentato prima quelli che sono i mandolinisti fiorentini, caro il mio Vasco. Prima di sentirvi nella vostra esibizione, io vorrei sapere da quanto tempo voi esistete come realtà. Allora, è dal 1984 che noi esistiamo e voglio spiegare anche come è avvenuto questo incontro. Un annuncio nel giornale c'era scritto: mandolino cerca mandola o chitarra per passare ore liete. Era un annuncio un po' ambiguo. Ma io ho risposto, ma non per pensando pensando effettivamente, perché io sono la chitarra, di contribuire con la chitarra, e infatti è venuto un signore da me col mandolino che si chiamava Pino, che ora per ragioni naturali ovviamente non c'è più, e abbiamo iniziato questa avventura, incontro, praticamente un'avventura. Sono 34 anni, quasi 35, sì, sì. Non me lo dite, 84, 35, sono ancora più vecchia, molto bene, cui voi avete questa grande passione. Sì. Vi riunite e suonate. Allora, sapete che cosa vi dico io ora? Che adesso vi ascoltiamo tutti quanti. Vi ascoltiamo perché poi parla la vostra musica, eh? Allora, io vi lascio esibire, vi lascio fare la vostra prima esibizione, mattinata fiorentina, perché sì, anche qui rimaniamo sempre a Firenze. Io mi sposto e vi lascio la scena, che sarebbe la curva, perché mi rimanete tutti lì. Va bene? Grazie. Ecco, e allora adesso ci gustiamo questa bella esibizione dei mandolinisti fiorentini. Vicky Pedro, poi dopo, mi raccomando, le devi firmare per forza. Vai. È primavera, svegliatevi bambine, al
le cascine, messere aprile, poi ruba cuo e a tarda sera. Madonne fiorentine, qualche forcine si troveranno sui prati in fior. Fiorin di noce, c'è poca luce, ma tanta pace. Fiorin di noce, c'è poca luce. Fiorin di brace, Madonna pisce, non nega baci. Che male c'è, è primavera, svegliatevi bambine, alle cascine, messere aprile, fai rubacuo. Stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuori. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400. Fiorin dipinto s'amava tanto. Fiorin d'argento, Madonna amante, le labbra tinte. Persin dal vento si fa baciare, è primavera, che festa di colori, Madonna e fiori, trionfo eterno di gioventù. Bravi, lo sapevo che mi chiudevano con lo zanzan, era quello che aspettavo io. Complimenti, ma siete bravissimi, coordinatissimi, eh. Abbiamo anche il solista, eh. Il solista, come si chiama il solista? Giancarlo. Giancarlo, Giancarlo, sì. Tieni qui perché sennò si capisce nulla. Molto bene, bravi, dopo vi risentiamo, perché voglio sapere ogni quanto vi riunite per allenarvi, perché qui vedo che c'è anche dell'allenamento, vedo molta affinità. Grazie ai mandolinisti fiorentini dal mandolino, visto che è primavera, ce l'hanno detto pure loro, e la primavera ci piace tanto, e ci piacerebbe averla in casa 365 giorni l'anno. Allora con noi come si fa? Tutti i fiori proprio tutto l'anno in casa non si possono tenere, tuttavia quel brav'uomo dell'Anzi, direttamente alla cooperativa di Legnaia, ora ci spiega quali sono le piante da tenere in casa per avere un bel giardino nel proprio appartamento, che ci faccia pensare alla natura senza che naturalmente la pianta soffra, perché questo è anche importante. Certo. Allora, ci puoi dare alcuni consigli, alcuni suggerimenti? Volentieri, diciamo che le piante d'appartamento, la prima cosa che bisogna prenderne cura è soprattutto nella gestione delle bagnature, perché anch'io in prima persona certe volte mi viene da dire bagniamola, ribagniamola, quindi alla fine nel corso della settimana è più facile che la bagni una volta in più che una volta in meno. Questo però sulle piante d'appartamento che sono appunto all'interno di un ambiente, in questo caso la casa, un ufficio o quant'altro, hanno esigenze un attimino differenti rispetto a quelle all'esterno. Quindi la gestione delle bagnature è fondamentale, grosso modo una volta a settimana è sufficiente. Avendo cura di non bagnare l'apparato fogliare, ma bensì di mettere l'acqua nel sottovaso e mettere la pianta all'interno del sottovaso, così l'acqua viene assorbita e siamo tranquilli che non rimanga nel sottovaso, e non bagnando neppure le foglie, anche le malattie fungine che si possono sviluppare si riducono al minimo.
Ci sono delle piante che necessitano di luce e invece delle piante che necessitano di meno luce. Esatto. Infatti, quali sono, per esempio? Certo. Allora, se noi consideriamo fra le piante d'appartamento lo spatifillum. Spatifillum è quella pianta che ha quel fiore, diciamo, rosso, anche bianco, scusatemi, anche abbastanza evidente. Quella è una pianta che ha bisogno di luce. Mentre ce ne sono altre, qui però bisogna conoscerle, perché o affidarsi a chi le vende per farsi dare dei consigli. Per esempio la glaonema, un nome quasi impronunciabile, è una pianta che ha bisogno di poca luce. Tant'è vero, se io la prendo e la metto vicino a una finestra o comunque in un posto molto luminoso, si possono creare delle macchie proprio fogliari dovute all'eccessiva luce che è presente. Diametralmente opposto, una pianta che ha bisogno di tanta luce, la metto in penombra, sicuramente ne soffrirà la fioritura, se qualora è una pianta che fiorisce, o lo sviluppo della pianta stessa, e quindi un accrescimento più stentato o con colore della vegetazione meno acceso, meno verde brillante, cosa che è l'espressione di una pianta sana, avere un bel colore. Quindi bisogna avere dei piccoli accorgimenti una volta che abbiamo preso e deciso di mettere delle piante in casa, ma bisogna averle anche come accortezze al momento della scelta. Questo e quindi valutare anche quello che è la nostra tipologia di appartamento, dove le dobbiamo mettere, cioè mettere una pianta nel posto sbagliato in un appartamento, se uno non conosce la tipologia della pianta, la cura che deve avere questa pianta e soprattutto se deve stare a luce al buio, può comportare appunto la morte della pianta stessa. La morte. O quantomeno di non apprezzarne appieno la bellezza della pianta. Quindi, invece sono così belle. Esatto, quindi rivolgersi a personale qualificato. Alla cooperativa di legnaia, per esempio, dubbio, non c'è problema. Senza dubbio, ci sono degli esperti che sanno sicuramente consigliarci, consigliarvi la pianta migliore per il vostro ambiente, per il nostro ambiente. Allora, dopo invece si parlerà delle piante che si possono mettere sul balcone, cioè qualora appunto uno non abbia la possibilità di avere un giardino perché magari non sta a pian terreno, ma vuole tenere delle piante sul balcone, quali sono quelle da preferire e soprattutto come ci si deve comportare con l'avvento della primavera, no? Che cosa si deve fare? Con un mese in anticipo è già arrivata, quindi Non diciamo niente, che noi siamo felici perché la primavera ci rende contenti, allegri, solari. Noi siamo abituati al clima mediterraneo. Vogliamo l'estate. Bene, no, l'estate no, vabbè, la primavera lo stesso. Poi ne parliamo perché, insomma, anche qui c'è da fare delle scelte, no? Senza ombra di dubbio. Io, per esempio, perché non saprei siamo da che nel parte cambio iniziare. Di stagione, cioè abbandoniamo le fioriture autunno-invernali per lasciare spazio a quelle primaverili estive e quindi qui andremo. E quindi come ci si deve comportare con le nostre piante? Eh? Ora poi ne parleremo. Dopo ne parleremo. Bravo il nostro Alberto Lanzi. Grazie. Allora io cambio parte dello studio, raggiungo l'altra parte. E oggi il leitmotiv della nostra puntata è l'arte non si può mettere da parte, perché si parla di arte sotto mille sfaccettature. Vado con Luca Canavicchio, che ha detto una volta in un'intervista: concepire qualsiasi oggetto, anche quello chiamato a risolvere la più banale delle questioni pratiche e delle esigenze quotidiane, come opera d'arte. Allora raccontiamo quella che è la tua storia, perché tu sei un giovane artigiano fiorentino che si occupa prevalentemente di scultura ceramica. Sì, soprattutto scultura in maiolica. Ho scelto la maiolica proprio perché è la tecnica che solitamente, un po' nell'immaginario comune, viene destinata, relegata agli oggetti di uso quotidiano. Quello che allora ho voluto provare è a scegliere questa tecnica, che comunque sia è la tecnica ceramica regina in Italia, perché è quella dal radicamento storico e dalla diffusione più ampia, più importante, e di, in un certo senso, attualizzarlo. Cioè usare una tecnica che è solitamente considerata come povera, diciamo così, utilizzarla invece per realizzare delle opere d'arte attraverso una ricerca estetica un pochino più personale, un pochino più moderna rispetto a quella che è la lavorazione tradizionale, sebbene il tipo di lavorazione che faccio sia quella sostanzialmente tradizionale della maiolica. Si dice che i ceramisti, gli scultori di ceramica hanno un rapporto particolare con quelli che sono gli strumenti di lavoro, è così?
E in che senso? Nel senso, ti vedo che stai lavorando, no? C'è molta cura, c'è molta precisione, c'è molta attenzione a quello che usi. Sì, come tutti i lavori artigianali, non solo nella ceramica, ovviamente, è richiesto un'enorme esperienza, un tantissimo apprendistato, un lavoro molto lungo quello di apprendere le tecniche della lavorazione. L'importanza dell'uso alla fine di quelli che sono gli strumenti, no, del ceramista. Eh sì, in effetti, per riuscire ad arrivare ad esempio a fare una tagliera come quella che si vede nel video, in realtà ci sono dietro mesi e mesi di esercizio prima di riuscire a fare i primi oggetti. Non è uno scherzo, ecco, no, questo no, si può dire, ci vuole una certa dimestichezza e anche una certa attitudine, perché sì, non è un investimento molto importante per una persona, cioè ha bisogno di tantissime ore. Quando hai iniziato tu? Io ho iniziato, come spesso accade in questi casi, in modo del tutto fortuito, nel senso che io ho studiato tutt'altro, ho studiato storia dell'arte e dopo la laurea intendevo intraprendere la carriera dell'insegnamento. Se non che ho incontrato un signore, un decoratore di Maiolica di Montelupo, che però vive a Borgo San Lorenzo dove abito io, e ho fatto amicizia con questo signore. E passavo spesso a trovarlo in bottega, a vederlo lavorare. Di lì mi sono innamorato di questa tecnica e poi ho iniziato ad imparare un po' da autodidatta, un po' collaborando con altri artigiani, soprattutto a Montelupo, con Eugenio Taccini oppure con Stefano Giusti e Sandra Pelli. E fino a quando poi ho deciso, intorno al 2010-2011 mi pare, di aprire il mio laboratorio e mettermi a lavorare da solo. E da lì insomma è partita tutta la tua avventura. È il mio lavoro principale. È il tuo lavoro principale, hai spostato laboratorio, appunto è a Borgo San Lorenzo. Adesso è a Borgo San Lorenzo, per un po' di anni è stato a Firenze, adesso sono tornato a Borgo San Lorenzo dove ho deciso di trasferirmi perché insieme al comune abbiamo fatto un grosso lavoro per riuscire a far entrare Borgo San Lorenzo fra le città della ceramica. Quindi adesso Borgo San Lorenzo da un paio d'anni è ufficialmente una delle 40 città di produzione ceramica italiane ed è ufficialmente presente a tutte le iniziative della ICC. Ecco, questo è il motivo per cui tu insomma hai investito anche in un luogo come questo. Nel mio paese, sì. Che è poi il tuo paese. Che ha una grande tradizione ceramica, però 40 sono, piccola, eh? Le città sono 40 città, sì, 4 in Toscana e Borgo è la quarta. In Toscana c'è Montelupo, Sesto Fiorentino, in Pruneta e noi gli ultimi arrivati, i più giovani, sì. Ma si dice gli ultimi saranno i primi, più giovani, e cioè, diciamo i più giovani, siamo invece contenti. Gli ultimi arrivati. Grazie a voi. Grazie, ci rivediamo dopo. Pit stop in cucina, state Ciao. Facendo voi due una gran confusione. No, che confusione, si bella cominciare a produrre, già? Ci siamo messi avanti. Che calde avete fatto? Sì. Stasera non si troppo stupisce. Avanti però, sennò cosa facciamo vedere? Ah, bisogna sa farle vedere le persone. Sono calde? Semplici? Sì, tipo buone, tipo il biscotto, vabbè, fantastico. Vi faccio il caffè, faccio al Corvino come grazie, al solito. Grazie. Raccontate qualcosa, va? Nulla, stasera cambieremo il modo di proporvi la mimosa. Di solito la mimosa viene fatta tonda, con tutti i pan di Spagna vicino. Noi facciamo una specie di bocche di lupo e organizzeremo la mimosa dentro a queste cialde. Sarà una cosa... alla fa come le tacos, via. Siamo in Messico, non siamo più in Italia, siamo in Messico e si fa le tacos. Sarà una cosa bellina, vi si stupirà con gli effetti speciali, perché un po' ci siamo già bruciati. L'odore è buono, bravo. No, non vi bruciate, mi raccomando. No, uno sono già bruciato. Capelli, io invece torno a parlare di questa bellissima mostra che è stata presentata, inaugurata proprio martedì 5 marzo e si trova nella sala delle esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno, quindi in via Ricasoli nel centro di Firenze all'angolo con piazza San Marco. Questo lo dico per coloro i quali appunto volessero e dovessero assolutamente visitarla, perché è una prima assoluta in Italia dell'artista Andrei Yesinov, neonomadi autoctoni, abbiamo detto prima, sì, con il professore, l'umanità in movimento nello sguardo dell'acquarellista russo. Quindi abbiamo fortissima la tematica dell'attualità, certo, e quindi queste fotografie istantanee, naturalmente dell'artista, riprodotte, rifatte su acquerello, come se fossero dei fotogrammi, no? Sì. Di vita quotidiana. Con questa tecnica che diceva appunto il professore, in realtà per gli artisti contemporanei è un po' desueta, e invece lui la fa propria. Io vorrei parlare ora con Alexander Rogin, perché lui è un grande critico d'arte e direttore di una prestigiosissima rivista russa, quindi conosce molto bene
quella che è l'arte dell'artista che presentiamo qui oggi. Ci può raccontare qualcosa dell'artista proprio da critico, da esperto? E il perché della scelta di Firenze come, secondo lei, come primo step? Se posso, io начну с моих впечатлений и моих чувств, которые я испытываю к Италии. Se mi permettete, vorrei cominciare dai miei sentimenti che nutro per Italia. Certamente, certamente. Благодатная, Богом благословенная земля Италии. Toscana e il cuore Firenze. Toscana e Firenze come il cuore, la terra benedetta dal Dio. Всегда были гостеприимным домом для талантливых, чутких к искусству, культуре людей, вдохновенных, пытливых. È sempre stata la casa che ha accolto i più grandi artisti, ma anche le persone con grande cuore, con grande sensibilità, con grande anche emotività. Здесь работали и росли на традициях итальянской культуры многие выдающиеся представители русского искусства. Qui hanno lavorato inoltre anche molti pittori, molti artisti russi, molti grandi artisti russi. Это Александр Иванов. Come Александр Иванов. Сильвестр Щедрин. Это Николай Гоголь. Карл Брюлов. Qui ci sono passati anche Николай Гоголь, il grandissimo и многие современные художники. Карл Брюлов, ma anche tanti pittori contemporanei. Которых одарила судьба побывать и работать в Италии. Che sono stati fortunati di venire e di poter lavorare qua ogni qualche volta. Учились и впитывали в себя лучшие достижения итальянской культуры, которая является колыбелью мировой художественной культуры. Molti hanno potuto, hanno avuto fortuna anche di studiare qua nella culla dell'arte mondiale. Символично, но я не шучу, что в этот свой приезд во Флоренцию я приехал с моим другом, с его выставкой, которая открыта во Флорентийской академии на площади Святого Марка. Sono venuto qua a Firenze con mio amico, con un grandissimo artista che nello stesso tempo è mio carissimo amico e abbiamo inaugurato questa bellissima mostra in un posto come museo dell'Accademia delle Arti del Disegno. Il nostro collega. E abbiamo Andrea, incontrato il nostro collega Granchi. Andrea Granchi. Dinastie. Uno che rappresenta la dinastia dei pittori fiorentini. 12 числа в Палаццо Строси открывается выставка третьего Андрея, первого, самого главного. E il 12 marzo dovrebbe si inaugurerà la mostra del terzo, che in realtà in questo caso sarebbe il primo Andrea, che è Andrea Verrocchio. Eccoci, e quindi insomma Andrea, giustamente, e ci siamo. Grazie intanto, grazie per le bellissime parole, lo dico da fiorentina, io sono fiorentina, quindi puro sangue. Grazie e grazie naturalmente anche all'Accademia delle Arti del Disegno che ospita questo artista che ha scelto proprio Firenze per la sua prima italiana. Grazie ancora, io adesso riprendo le fila degli altri argomenti, raggiungo nuovamente Enrico Zarri del Padule di Fucecchio. Per ricordare come si fa, dove andiamo per conoscere questo territorio attraverso i corsi sulle erbe spontanee e l'altro, il corso di fotografia, dove dobbiamo andare, cosa allora, dobbiamo cercare. Per esempio sabato prossimo nel pomeriggio c'è una presentazione. Sabato 9 marzo, ecco, attenzione. Alla sezione Soci Coop di Pistoia c'è la presentazione di tutte le attività primaverili, per cui può essere un'occasione. Un incontro, proiettiamo un po' di immagini, poi c'è un aperitivo per tutti gli intervenuti e sarà il modo per avere più informazioni e per iscriversi. Poi nella primavera ci sarà una serie di visite guidate sia nel Padule di Fucecchio sia negli ambienti vicini e organizzate appunto dal centro di ricerca, e anche quelle verranno presentate, anche lì è possibile aderire da ora fino a luglio, quindi la primavera nostra è lunga in realtà, comincia prima della primavera vera e continua fino all'inizio dell'estate. E poi c'è la cicogna, che è un po' la particolarità di questa zona,
stavo per dire del Padule di Fucecchio, ma fortunatamente dal Padule di Fucecchio la cicogna sta arrivando, direi, anche alle porte di Firenze, perché adesso, dopo 10 anni dall'insediamento, un insediamento avvenuto dopo 4-5 secoli di assenza, all'inizio degli anni 2000, prima nel Padule di Fucecchio, adesso ci sono nidi fino a Prato e si sta allargando verso Pisa e verso Firenze. C'è un grande traffico di cicogne. Direi proprio. Si dice che sì. La natalità si è abbassata, ma qui in Toscana abbiamo traffico di cicogne. Aumentano le cicogne, vediamo che succede. Naturalmente potete ripassare tutte quelle che sono le iniziative del Padule di Fucecchio in sinergia con la sezione dei soci COP sulle pagine relative, quindi se andate su www.linformatore.it alla sezione soci COP, nella fattispecie sezioni soci COP di Pestoia e sezioni soci COP Val di Nievole, per i due corsi di cui parlavamo prima, il corso sulle erbe spontanee. Anche se un po' presto, inviterei già tutti al giorno della cicogna, quando, che sarà, diciamolo, fra maggio e giugno. La data è ancora da fissare perché dipende dalle cicogne e non da noi. Ecco, dipende dai loro, come sempre, dai loro ritmi. Dipende dalla cicogna. Dipende da quando arriva la cicogna. Però saranno delle occasioni in collaborazione con diverse sezioni soci, quindi le due che ho citato finora, ma anche Fucecchio e Quarrata Tagliana, occasioni in cui portiamo le persone, dato che le cicogne nidificano sui tralicci della corrente, quindi in posti anche accessibili, ci si può avvicinare senza problema, certo, di disturbarle, e andiamo a fare delle postazioni con i cannocchiali, quindi un'occasione per grandi e piccoli per vedere da vicino una specie mitica come la cicogna bianca. Grazie, grazie davvero, grazie, e complimenti per le vostre iniziative. Io raggiungo velocissimamente la parte opposta dello studio, meno male che oggi non ho i tacchi e quindi posso andare ancora più veloce del mio solito standard. Miglioro i tempi come gli atleti, hai visto? Ecco, altro che cicogne, guarda come vado io con la scarpa bassa. In pochi secondi sono di nuovo qui, sono con Luca Canavicchio. Allora, entriamo un pochino nel vivo, nei segreti, tra virgolette, di quelli che sono proprio il tuo lavoro. In che cosa consiste la fase della fornatura, la fase della decorazione? Cioè, come ti muovi per la creazione di quelli che sono i tuoi oggetti in ceramica? Allora, le tecniche di lavorazione sono quelle tipiche della maiolica e sono le stesse che si utilizzano per realizzare vasi, piatti, teiere, come abbiamo visto. La differenza sta nel modo in cui vengono utilizzate. Ad esempio, col tornio, sebbene si possa fare una teiera come avete visto prima, si può fare anche una scultura, ad esempio, a forma di pesce come quella che state vedendo adesso. Cioè, la base di quell'oggetto lì è esattamente una brocca d'acqua. Io la preparo sul tornio per poi, ecco, quella che vedete, la coda, sì, del pesce, praticamente è la bocca della brocca chiusa, tagliata, viene veramente aperta, sì, viene aperta, no, di pazzesco, sotto. E poi col modellato aggiungo tutti gli altri elementi, le pinne, gli occhi e la bocca. Allo stesso modo tratto la tecnica delle lastre. La tecnica delle lastre invece consiste nel fare proprio delle lastre d'argilla. Di solito è utilizzata per fare gli oggetti poligonali, ad esempio i vasi rettangolari. Io in questo caso la utilizzo per fare queste sculture. Un oggetto come questo, per esempio, vedete, è costituito da 1, 2, 3, 4, 5 lastre messe insieme. Una piegata, che è a formare il corpo, più le orecchie e la testa, stessa cosa per questo. Ma tanti animali tu, eh? Sì, cioè, proprio una sì, collezione tua, bestiario, sì, vero? Sì, la collezione bestiario è quella, è la parte più consistente della bellino, produzione, bellino, diciamo. Bellino. Anche questa qui è fatta, ad esempio, con la tecnica delle lastre. Bravo! Si tratta di disegnare l'oggetto per steso e poi tirarlo su. Questo qui, sì, invece è un oggetto, questo è un oggetto un po' diverso, nel senso che qui ci troviamo tutte e tre le tecniche. Col colombino è fatta la parte bassa delle zampe. Il colombino è la tecnica che utilizza i lucignoli, cioè serpentelli d'argilla uno sull'altro, che è la stessa dell'oggetto che vedete qui. E la parte centrale del corpo invece è fatta a lastra, mentre la parte centrale delle gambe era fatta al tornio. Quindi, utilizzando queste tecniche di formatura tradizionali in modo differente o anche mischiandole fra loro, si possono poi realizzare oggetti molto diversi rispetto a quelli che comunemente si vedono. Senti, nella maiolica. Da artista doppia, come dico io, artista artigiano, hai un sogno nel cassetto
da realizzare. Ma in realtà io non saprei cos'altro chiedere, cioè poter passare le giornate nel mio laboratorio a realizzare ciò che mi piace, penso che sia una delle più grandi fortune, una dei più grandi se sogni veramente che diventano così, realtà. Per me il sogno è già realizzato. E meno male che ogni tanto ne troviamo anche uno contento e consapevole di quello che fa. Sì, nonostante tutta la fatica, questo è non fatica, lo nascondo, certo. Però è una soddisfazione. Ma poi alla fatica, immensa. Quando riescono le cose belle, si fa quello che ci piace e si sente anche meno. Indubbiamente. Anestetizza. Grazie, beh, complimenti grazie. Davvero. Ti verremo a trovare a Borgo San Lorenzo nel tuo laboratorio, ti giuro sto attenta, perché sono un po' maldestra, di sovente, no? Ora voi state fermi, non fate niente, mi fermo io un attimo, faccio un pochino di pit stop, come si dice, perché lo sapete cosa c'è fra poco? Se non lo sapete ve lo dico io, perché qui, come dico sempre io, tempo sfuggiti, il tempo a tada scorre, via veloce, e allora è il momento della pubblicità, ma state con noi perché qualche minuto e tada, naturalmente, torna continua. Qua. Eccoci di nuovo rigorosamente in diretta, si apre la seconda parte di Tada, parziale turnover degli ospiti studio, andiamo subito con le presentazioni. Nel nostro salottino per l'angolo del cittadino saluto e ringrazio il collega della redazione Luca Renzoni per essere con me anche questo giovedì. Ciao in compagnia buonasera. Dell'avvocato Tommaso Soldi, buonasera, benvenuto. Buonasera. Loro affronteranno i due argomenti, il primo crisi da sovraindebitamento e il secondo cure mediche low cost. Non è finita qui perché a sinistra diamo il benvenuto a Marco Botti e Daniela Ceccarelli che ci parleranno di queste passeggiate urbane, una proprio per omaggiare la festa delle donne domenica 10 marzo, l'altra il 24, organizzate naturalmente in sinergia con la sezione SociCop. E poi abbiamo lui per la seconda rubrica del giovedì, il favoloso mondo delle app, Davide Rogai. Ciao Davide, ciao, ben ritrovato. Grazie mille. Perché io o chiamerò lui per sapere quando arriva per esempio mio marito guardando nei cieli perché fa il pilota, oppure mi scarico una delle app che lui ci presenterà oggi insieme a tutta un'altra serie di utilità, chiamiamole così, le facilities le chiamano. In linguaggio internazionale. Bene, detto questo, piccola presentazione, do subito la linea a Luca Renzoni. A te Luca. Il cittadino, prima parte, primo intervento dell'avvocato Tommaso Soldi, cui diamo il benvenuto a Tada, prima parte dedicata, ci consentirà la battuta veramente di bassa lega, proprio al tema dei soldi, o meglio dei soldi che non ci sono, dei debiti e dell'indebitamento. Quando è che si parla di crisi da sovraindebitamento innanzitutto? Allora, ci troviamo in una situazione di crisi da sovraindebitamento quando il soggetto ha una posizione debitoria che è altamente superiore rispetto alle sue possibilità per farvi fronte. Quindi è in una situazione che sicuramente non gli permette né nel momento attuale né probabilmente in futuro di far fronte a tutte le sue debenze. Diciamo che una volta intaccato tutto il capitale si inizia a indebitarsi e quindi non c'è modo di uscirne perché chiaramente gli interessi servono solo a ripagare il debito. Detto ciò, cosa si intende per composizione allora della crisi? Quali procedure esistono? Perché chiaramente un modo per uscire da questa situazione la legge lo mette a disposizione. Certo, in realtà un modo è stato messo a disposizione dalla legge bensì dal 2012. Con una legge che disciplina, diciamo, la materia dell'usura e estorsione, e in quell'occasione si è anche occupato di disciplinare un procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Che sarebbe? È una procedura che permette a determinati soggetti, e qui apro una parentesi perché non tutti vi possono accedere, ma solo quei soggetti che vengono considerati non fallibili, quindi il consumatore, le imprese sotto soglia, le start-up innovative, le società agricole, solo questi soggetti possono usufruire di questa disciplina. E permette a loro, ovviamente dando atto di essere impossibilitati a far fronte alla propria posizione di sovraindebitamento, di ottenere l'esdebitazione totale della propria posizione. Cosa si intende per esdebitazione? Si intende come passare la cimosa sulla lavagna, ossia cancellare il debito. Cancellare tutta la posizione debitoria, ma non in forza di un saldo totale dell'importo, ma dando atto di riuscire a offrire quello e non più di quello, che sicuramente non riuscirà a saldare l'intero importo del debito, e
dando dimostrazione della sua buona volontà, la legge gli permette tramite questa procedura di ottenere la cancellazione del debito nella sua interezza. Cioè mi accontento, diciamo così, che tu faccia il massimo di quello che puoi fare anche se non va a ripianare il debito che hai creato. Questo dal 2012. C'è però una novità più recente che si chiama decreto Rordoff, che sarebbe? È un decreto che ha, diciamo, riaffrontato l'argomento della legge del 2012 cercando di porre delle piccole modifiche e ampliarlo e soprattutto per renderlo, diciamo, più rendere edotto il cittadino dell'esistenza di questo, di questa procedura, che in realtà non ha avuto la diffusione che sia lo Stato che anche personalmente io speravo avesse, perché la sua finalità principe è quella solidaristica, nel senso di dare la possibilità a un soggetto che non vede più la luce in fondo al tunnel e che quindi potrebbe anche arrivare a gesti estremi. La storia recente ce ne ha raccontati tantissimi. Esatto, gli permette di sperare nella risoluzione delle proprie problematiche per poi dargli la possibilità di ributtarsi nel mercato e quindi dare un nuovo impulso all'economia globale che, come tutti sappiamo, ha proprio bisogno di questo. Come ci si può avvalere di questo strumento? Come si attiva? Allora, il mio suggerimento è quello di affidarsi a un consulente che genericamente o è un avvocato o è un commercialista, che valuta la situazione del soggetto per vedere se è possibile che possa accedere a questa procedura. Fatto questo, c'è un passaggio obbligatorio che bisogna per forza compiere, che è quello di passare dall'organismo di conciliazione della crisi, che è un organismo, tra l'altro, del quale faccio parte anch'io, dove vi sono dei gestori che hanno il compito, al momento in cui gli viene proposta, presentata una proposta, un piano di rientro, da parte del consumatore appoggiato e aiutato dal consulente, ha la funzione di fare una valutazione, se ci sono, probabilistica sulla attendibilità e attestabilità fattiva della proposta prima di passarla al tribunale, per fare, diciamo, un effetto, diciamo, di freno rispetto al tribunale e evitare che giungano al tribunale delle proposte già palesemente inammissibili. Superato questo vaglio, il procedimento è abbastanza veloce, perché viene presentata questa proposta al tribunale, che fissa un'udienza. In quest'udienza valuta se ci sono i presupposti e qualora vi siano omologa il piano che gli è stato presentato. Quindi poi il consumatore, rispettando le condizioni che ha promesso di rispettare in questo piano, ottiene l'esdebitazione. Perfetto, nella seconda parte parliamo di tutt'altro argomento, grazie per adesso e la linea a Francesca. Grazie Luca, noi invece adesso da qui dal centro del nostro studio apriamo la seconda rubrica fissa del giovedì, quella dedicata al fabuloso mondo delle app, come dico io, Allora, io dice alzo l'alto. Gli occhi al cielo, non perché sono annoiata, ma perché voglio rimirare le stelle. Esatto. Oggi sono poetica con tutta questa arte di prima e di dopo, a rimirare le stelle, Anch'io e anche a rimirare qualcosa, se vedo gli aerei passare, se arriva mio marito, arriverà, non arriverà. Cercavo qualcosa di romantico, visto domani la festa della donna, cercavo qualcosa di romantico e la cosa che mi è venuta in mente, siamo sempre abituati appunto alle stelle e tenere la testa verso il cielo, siamo abituati ad avere Google Maps, avere applicazioni cittadine che ci dicono dove andare quando siamo i piedi per terra. Esistono due versioni, una per Android si chiama Sky Map e una si chiama su iOS Sky Drawing, che sono due app che mentre posizioni il cellulare, in realtà inquadrando le stelle che vuoi vedere, le costellazioni che vuoi vedere, ti indicano e ti fanno la decodifica di quelle che sono, diciamo, il sapere antico delle costellazioni. Quindi quando anche per fare i ganzi, questi ragazzi giovani quando sono, in riva al mare, guardano verso il cielo, quelle Orione, quella l'Orsa Maggiore, ora l'Orsa Maggiore la riconosciamo quasi tutti, però fare i fighi dicendo questo è lo scorpione, questo è il cigno, ed è una cosa che ci insegna a guardare ovviamente verso l'alto. Quando io mi ricordo proprio che in periodo di vacanza stavo facendo questa cosa con i miei figli, in questo caso. Che bravo! E ci venne in mente di guardare anche, ovviamente,
quella più piccola disse: ci sono delle stelle che si muovono, e disse: guarda, quelle non sono stelle, sono aerei. E ci venne in mente in realtà di guardare anche, esiste un'applicazione che fa vedere in tempo reale quali sono gli aerei che ti stanno passando sulla testa. E quindi si chiama Air Traffic. E in questo caso è carino perché cominci a riconoscere, e la cosa bella da dire è che un aereo che vedi che è un puntino che si muove, magari è un volo intercontinentale che sta facendo Francoforte, mi ricordo era un Sardegna, quindi voli che facevano Francoforte, Stati Uniti, insomma roba che facevano a distanza lunghissima, e questo mi ha emozionato. Ecco, volevo presentarvi queste due rap verso il cielo. Ora mi sento ancora più romantica. Ancora di più, che sei tornato indietro di quasi un mese a San Valentino, sei con tutta questa cosa delle stelle, eh? Me la sono persa a San Valentino, ho visto però. È l'amore che muove la luna e le stelle, eh? L'ha detto Dante, quindi siamo a posto. E allora, a proposito di arte, qui abbiamo un giornalista d'arte che è anche un curatore, che cura anche delle mostre molto importanti, che è l'ideatore di questa bellissima passeggiata, in realtà, ma più che ideatore della passeggiata, lui è ideatore di quello che è l'itinerario. Perché? La prossima domenica 10 marzo, visto che appunto domani ricorre la festa della donna e quindi è la giornata internazionale della donna, ad Arezzo, in collaborazione con la sezione SociCop, si sono inventati questa iniziativa nell'ambito dell'iniziativa più grande, che è quella delle passeggiate, no? Dove si unisce il piacere del camminare al lavoro per l'arte. Infatti, perché c'è lui che è un giornalista e ha ideato questo itinerario? Perché il motivo della passeggiata è la donna nell'arte aretina, cioè un percorso volto a far conoscere che cosa, Marco? Lo vogliamo raccontare? È un appuntamento ormai annuale nell'ambito, come dicevi giustamente, del calendario delle passeggiate del SociCop. È l'appuntamento che coincide con la giornata internazionale della donna, in cui appunto ogni anno crea un percorso, un itinerario all'interno del centro storico di Arezzo, dove si va alla scoperta del mondo femminile. Un mondo femminile preso a 360 gradi, perché si parla di personaggi del passato, si parla di personaggi magari anche della mitologia legati comunque al mondo femminile, certo. Si parla di personaggi contemporanei, e quest'anno abbiamo aumentato la porzione che riguarda l'arte, ovvero le opere d'arte che si trovano nel territorio aretino legate appunto alla donna. Quindi si può andare da capolavori come la celebre Minerva di Arezzo, passando per opere pittoriche che vanno dal sacro al profano. Quindi abbiamo i capolavori di Piero della Francesca, abbiamo una statuaria medievale bellissima, e così via, fino ad arrivare a opere d'arte invece più contemporanee, ma sempre riferite appunto alla donna e a tutto l'universo che si muove intorno ad essa. Quindi tu hai ideato un po' quello che è il percorso, conoscendo proprio molto bene quelli che sono anche luoghi storici e tipici di Arezzo. Sì, perché ogni due settimane ad Arezzo, da anni ormai, facciamo queste camminate in cui si guarda la città in una maniera diversa, perché noi siamo abituati, soprattutto nei luoghi in cui viviamo, a passare davanti a una strada, un angolo, un palazzo, un semplice stemma, e darlo per scontato. Non ci chiediamo mai perché è lì, che storia ha, cosa racconta. E nelle nostre camminate cerchiamo appunto di andare a cercare i segreti, io li chiamo i segreti di Arezzo, tirarli fuori, e sono alla fine tante piccole pillole che però aiutano a conoscere anche il proprio territorio e fare sicuramente una promozione di quella che è la cultura, che è un po' un leitmotiv di quelle che sono le iniziative promosse appunto dalla sezione SociCop, e nella fattispecie appunto dalla sezione SociCop di Arezzo, di cui Daniela è la presidentessa. Diciamo che è un viaggio alla scoperta della cultura del territorio e di quelli che sono i segreti, come diceva Marco, e poi anche uno sfondo di solidarietà, perché il contributo di partecipazione verrà devoluto alla Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Il Cuore Si Scioglie, sì.
Come diceva Marco, sono tanti anni che abbiamo intrapreso questo tipo di iniziativa che ha molteplici aspetti, si va dal culturale da cui lui, Marco appunto ha dato una bella presentazione, ma diciamo abbraccia diversi aspetti, l'aspetto salutistico, si passeggia, perché nell'ambito delle nostre iniziative spesso sono trasversali a più tematiche, certo. Va bene? Quindi si va in passeggiata perché fa bene camminare, si va in passeggiata perché fa bene stare con gli altri, perché fa bene la domenica mattina andare a spasso e non andare, posso dirlo, un po' nei negozi. Si va a spasso la domenica mattina, però si va a spasso accompagnato appunto da Marco, che ci ha fatto scoprire una città che è sconosciuta agli stessi abitanti. Noi abbiamo scoperto angoli, scorci, monumenti importanti che non, gli aretini non conoscevano, quindi è un riappropriarsi della città per amarla, insomma. E per conoscerla a fondo, per trovare anche dei luoghi diversi nella propria città, perché uno non pensa solo, sempre... c'è un riconoscimento identitario, perché sapendo che in quel palazzo, la storia di quel palazzo, oppure che questo monumento è legato alla vicinanza o alla presenza di artisti famosi, quello del Praticino, scusate se mi rivolgo a lui, a Belvalmigiana. Ok, quindi abbiamo scoperto che Arezzo ha ospitato anche tanti artisti importanti, eccetera, e questo grazie alle capacità appunto di Marco. Fra l'altro era partito come un volontariato che settimana in settimana dovevano essere i cittadini, fra virgolette, normali, diciamo, che non avevano competenze specifiche come le ha lui, che dovevano accompagnarci in queste passeggiate. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere lui e ci ha fatto veramente innamorare, ecco, di questo tipo di attività. E voi siete stati così bravi che con successo l'avete organizzati molte. Sì. Dopo parleremo anche di un'altra, quella del prossimo 24 di marzo, sempre di domenica, e delle modalità proprio di partecipazione, con un contributo unico per le passeggiate di 10 euro che appunto verrà devoluto alla fondazione Il Cuore Si Scioglie. Questo però lo faremo dopo, perché adesso torniamo a parlare invece di piante. Abbiamo parlato prima delle piante da interno con il nostro agronomo, direttamente il nostro Lanzi, non quello della loggia, quello della cooperativa del legnaia, però visto si parla di arte, no? Loggia di Lanzi naturalmente a Firenze, mi è venuto in mente che appunto dobbiamo completare tutto il nostro discorso con le piante da balcone, cioè uno non ha il giardino però le piante sul balcone, per esempio la mia mamma è fissata coi gerani, le piante e qualche volta le va bene, qualche volta le va male, come si fa? Allora, diciamo che le piante sui balconi, per chi ha appunto il balcone, ci si può nel periodo primaverile estivo sbizzarrire, perché ce ne sono un'infinità. Anche queste bisogna conoscerle, o comunque se non le si conoscono farsi consigliare, perché all'interno ci sono piante che possono stare perennemente al sole e piante che il sole pieno gli può dar fastidio. A differenza delle piante da interno, le piante da esterno, essendo appunto a contatto con l'ambiente esterno, quindi acqua, vento, luce, sole, sono anche soggette a maggior patologie. Faccio riferimento a quello che dicevi tu prima, i gerani. Gerani è una bellissima fioritura primaverile estiva che, se il tempo diciamo si mantiene con temperature gradevoli, va anche molto avanti come fioritura, però da qualche anno ha un insetto che la mette veramente in difficoltà. Quindi anche sapere conoscere la patologia e intervenire precocemente, visto che siamo comunque in terrazze, in ambiente urbano, certo. Magari siamo in dei condominio, non è che posso andare a fare trattamenti con cosa voglio, perché poi magari il vicino non è molto contento. Quindi anche giocare d'anticipo, e se uno non riconosce la patologia, prendere un rametto danneggiato, passare in cooperativa, comunque farsi consigliare, è importante per anche non intervenire con prodotti ad alto impatto ambientale, quindi con una gestione agronomica corretta e con prodotti. Anche per quello che è l'equilibrio ambientale esterno, cioè diciamo che l'ottica anche di scelta delle piante da appartamento, comunque sia da casa, deve sempre rimanere nell'ottica di rispetto della natura in genere, quindi, e quindi di rispetto di tutte quelle che sono le specie delle piante, perché ci sembra un discorso più che opportuno. Ecco. Questo è fondamentale, ecco.
Diciamo anche... che per fare alcuni cenni, gerani e petunie sono due essenze primaverili estive di riferimento che amano il pieno sole, quindi ci stanno benissimo. Se si parla di piantine, fioriture sempre annuali, stagionali, penso alle begonie, penso alle tagete, le cosiddette puzzole, penso ai fiori di vetro, le impatiens, che assieme alla lobelia è un altro esempio di una pianta che gli piace più la mezz'ombra che il pieno sole. Tant'è vero che se uno sbaglia dove metterle, hanno veramente delle foglie molto molto esili che si danneggiano in un battibaleno. Comunque, detto questo, l'assortimento che si trova nel periodo primaverile-estivo è notevolmente maggiore al ricambio autunno-invernale, questo senza ombra di dubbio. Quindi, nel senso, c'è molta scelta e le scelte però devono essere consapevoli. Nel dubbio si va alla cooperativa del legnaia, dove ci sono gli esperti che sono in grado naturalmente di consigliare quella che è la pianta più adatta a noi e anche quella che è la gestione della pianta stessa, tutto il discorso potature, cambio vase, Cimazioni, tutto. Noi siamo in grado di assolvere dal biologico, da una gestione biologica, dalla quindi nutrizione. Quindi si può anche scegliere difesa. Quale approccio. Certo, ecco. Certo, anche se penso anche giustamente nel corso degli anni il ventaglio del biologico sta sempre aumentando, sempre di più. Certo, perché c'è un ritorno e una necessità per questioni anche proprio di salute di riappropriarsi di quelle che sono le origini anche della coltivazione, di tutto, quindi questo è molto molto sia per è fondamentale. Le essenze che noi coltiviamo diciamo poi per mangiare, dalla frutta e la verdura, ma anche a livello ornamentale. Quindi anche solo per quanto riguarda le piante ornamentali cosiddette. Grazie, ci vediamo alla cooperativa dei legnai allora. Sì, benvenuta. Grazie ad Alberto Lanzi. Invece guarda, io torno da te, ti ho fatto un po' da aspettare. Ho fatto bene. Sei preoccupato? Preoccupatissimo. No, guarda molto interessante, signori. Io faccio più o meno la stessa cosa vostra. Hai visto? Seguo i tuoi video. È fenomenale. È uno spettacolo. Lui è uno spettacolo. È uno spettacolo. Dica lei qualcosa in contrapposizione, signore dell'app. Perché io faccio il ganzo raccontando Firenze a volte con le donne. Ora che ho l'app delle stelle. Ora voglio vedere cosa fai se un giorno mi incontri in centro. Sì, con i video vengo e ti abbraccio. E mi abbracci, vabbè, mi faccio abbracciare, lo sai. È così. Guardiamo un po'. No, madonna, un altro. Certo, hai fatto te. Mica l'ho fatta io. Ho capito, però io non venivo, se non lo sapevo. Vabbè. Oh, grande Cosimo I, guarda come è bello fiero sul cavallo. Grande uomo, il granduca di Firenze. E pensare che quando salì al potere nessuno gli dà una lira, eh. Che poi un ragazzino venuto dai Mugello, 17 anni, il consiglio comunale disse questo ci si mangia a colazione, si inzuppa nel latte e ce lo mangiamo. Non poterono fare errore peggiore. Fin da subito Cosimo mostrò grande temperamento, grande dedizione al potere. E infatti la prima cosa che fece fu quella di trasferire la sua residenza da Palazzo Medici Riccardi a Palazzo Vecchio, per mandare un segnale forte alla città. Qui comando io, qui comanda Cosimo, qui comandano i medici. Fu un grande leader anche dal punto di vista artistico, se si pensa per esempio agli Uffizi. Gli Uffizi erano gli uffici del Granducato di Toscana. Terminò il Giardino di Boboli, ampliò Palazzo Pitti e poi dopo diventò la sua residenza. E ideò con Giorgio Vasari il famosissimo Corridoio Vasariano. Militarmente parlando, ne parliamo, fece sfracelli. Riuscì a radunare tutte le città più importanti sotto il suo dominio, sotto il Granducato di Toscana. Tranne Lucca. Lucca no. Lucca non ce la fece mai, perché c'erano le mura e poi toccava pigliare l'autostrada, c'erano lavori. Poi Cosimo non era per il mare, perché poi da lì c'è la Versilia, Viareggio, Tonfano, Fiumetto. Non era per il mare, era per la montagna. Lui infatti la Betone faceva parte del Granducato di Toscana. Lui ci andava spesso, Settimana Bianca, con la moglie. Poi c'erano un monte di figlioli. Meno male, via. Meno male. Insomma, Cosimo aveva visto lungo. Uno dei miei personaggi preferiti. È preferito? Sì, perché in pole position abbiamo Cosimo de' Medici. Cosimo de' Medici. Michelangelo. Subito, no, perché vado a simpatia, io, capito? Mi sono affezionato a questi grandi personaggi, quindi cerco di... me li sono fatti un po' amici. Anche a momenti, te le sei fatti un po' amici. Sì, Michelangelo un tipo un po' burbero, un po'. Però se lo sapevi prendere era carino. Cioè, senti, e benvenuto Cellini. Senti, ma del Corridoio Vasariano, visto che poi tu avevi già fatto un video in tempi non sospetti, io l'ho visto, era un video di agosto, se video non sbaglio. Video di agosto, caldo. Tu hai visto, eri lì, ti seguo, rosso quindi lo so. Eri rosso paonazzo, insomma... Ma ora hai sentito, no, la notizia? Infatti l'ho ripostato su Instagram. L'ho visto. Che ci racconti sul Corridoio Vasariano? Corridoio Vasariano, bello questo passaggio. Ecco, fai finta che quella è la telecamera del tuo telefonino. Ah, ok. Quella Corridoio Vasariano è... Questo, madonna mia, me lo ricordo. Il io passaggio faccio finta di vedere qualcosa, non lo so. Sopraelevato che fece fare Cosimo per arrivare prima dall'ufficio
Palazzo Vecchio a casa sua a Palazzo Pitti senza, diciamo, trovare ostacoli lungo il tragitto. E pensare che ci mise solamente 6 mesi Vasari per costruirlo, quando oggi per fare una strada ci si mette un anno praticamente. E con tutti i mezzi che abbiamo, capito? Tra l'altro pazzesco, certamente quelli insomma di un tempo, eh? Venne, diciamo, inaugurato per il matrimonio del figlio Francesco I con Giovanna d'Austria e lì fecero la grande festa, tutte dentro il corridoio, e ci sono poi insomma diverse storie, no, tutti dentro il corridoio, tutti dentro il corridoio, allora si noleggia ville, cosa è prima, tutto nel corridoio, era un corridoio, un regalo di nozze un corridoio party, molto bello. Bene, tutti nel corridoio. Ora si fa anche qui. Sì, bellissimo. Ma anche qui a RTV38. Allora, tutti nel corridoio. C'è un bel rapporto il corridoio vasariano e, diciamo, è quel video lì che poi dopo dette il là un po' a tutto, quindi sono particolarmente grato a quell'opera. Vedi, sei sincronico, perché ora lo riaprono, sì. E quindi è tutto studiato. Sì, io l'ho saputo in anteprima. Noi ti seguiamo, però chi ancora non ti seguisse e volesse conoscerti, non lo deve fare. No, perché deve fare, no. Non lo deve fare, perché no. No, invece lo deve fare. Ho appena messo da poco YouTube e se magari vi iscrivete al canale può essere utile. Insomma. Che è il canale? Wikipedro, canale YouTube. Wikipedro, che l'ho lanciato il canale da poco, proprio quindi. YouTube, e poi andate su Instagram, Wikipedro. Con la W doppia, come Wikipedia. Come Wikipedia, però ci mettete Pedro. Come mai sto nome? Perché sei tipo... No, me l'ho detto... Sei un po' enciclopedico. Sì, perché ci sono un po' scuretto e poi parlo spagnolo, ho vissuto a Cuba. No, sono un po' scuretto di bello. Quindi c'ho un po' tratti un po' sudamericani. Quindi ecco. Parlo spagnolo e me l'hanno un po' da Pietro, me l'hanno Pedro, sudamericanizzato Pedro. Il nome. Pensavo perché ti piacesse la Raffaella Carrà, allora la canzone. No, Pedro, no. Tra l'altro quando l'ascolto alla radio cambio subito perché non voglio ascoltare. Non lo vuoi ascoltare? Va bene, Vicky Pedro. Allora, grazie di essere venuto qui con noi. Grazie a voi. Perché ci ha fatto piacere. Anche a me. Continueremo a seguire le pagine di Instagram. Grazie. Va bene, grazie. Ci vediamo su Instagram oppure ci vediamo in centro a Firenze. Vedo l'ora. Vedo l'ora. Dai, non vedi l'ora. Mi aspetti. Molto, molto bene. Io invece adesso raggiungo la mia cucina. Cosa fanno quei due, mamma mia, agitati? Fa caldo stasera, fa caldo. Lo so. Insomma, comunque voi dovreste essere abituati al caldo, perché quando mi caramellate lo zucchero, mi fate le cialde, mi infornate. Insomma, no, io... Noi si fa per non farvi sentire la mancanza della pasticceria, vi si fa tenere al clima forno, capito? Vi certo. Si cuoce ben bene. Si dà anche un po' di profumo mentre siamo qui, no? Sì, appunto. È vero, grandi odori in cucina. Appunto. Insomma, quindi la mimosa la omaggiamo per le donne, perché domani è la festa della donna. Speriamo di dare anche un'idea, no? Bene, allora intanto noi ci facciamo un'altra idea invece. Certo. Per quanto riguarda l'angolo del cittadino, cedo la linea nuovamente a Luca Renzoni. A te, Luca. Grazie Francesca, riapriamo il nostro salottino con l'avvocato Soldi per parlare in questo caso di cure mediche, ma... Di che tipo? Si stanno moltiplicando le offerte di cure low cost, o meglio cure, terapie magari che debbono durare più di una seduta, che possono prendere, diciamo, un lungo periodo di terapia, appunto di cura, che si possono pagare anche con dei finanziamenti, che è un bel vantaggio, soprattutto quando si parla di certe terapie, certe cure che sono molto costose. A cosa i cittadini devono porre l'attenzione però in questi casi, avvocato? Devono porre attenzione al fatto che effettivamente poter pagare mediante finanziamento è un vantaggio, ma comporta dei rischi. Quali sono? I rischi sono questi. Innanzitutto è bene precisare che spesso e volentieri questi studi medici non fanno presente che il foglio che viene sottoscritto all'interno dei loro locali è un vero e proprio finanziamento che li contrattualizza nei confronti di un soggetto terzo. In quanto spesso e volentieri il cittadino, magari nella sua tra virgolette ignoranza, non si rende conto che sta firmando un finanziamento, ma pensa di accordarsi per un rientro dilazionato direttamente con lo studio presso il quale si è rivolto. Nel momento in cui si sottoscrive, diciamo, un piano terapeutico che preveda un pagamento con finanziamento, si acquista un prodotto finanziario, cioè che una finanziaria fornisce, ovvero il finanziamento, appunto.
Esatto, esatto, che è un soggetto terzo rispetto al soggetto che poi gli erogherà la prestazione medica rispetto al medico per il quale sono andato. Quindi cosa succede? Può succedere una circostanza che tra l'altro è stata anche di forte attualità recentemente, che lo studio medico interrompa le proprie prestazioni perché per esempio chiude i propri locali, fallisce o circostanze di questo genere, e il paziente che... Altra ipotesi banale, il problema si risolve prima del previsto. Il problema si risolve prima del previsto, oppure viene anche modificato il piano di cure in itinere, cioè nel senso da che doveva essere un piano di cure che comportava una determinata spesa, poi nell'andare avanti ci siamo resi conto che magari era possibile risolverlo con una prestazione inferiore. Un problema più o meno grave, quindi. Esatto, che aveva un costo inferiore e quindi necessitava di un finanziamento per un importo più basso. Però al momento in cui uno sottoscrive un finanziamento l'importo è quello, non può essere modificato, e quindi uno si vede obbligato a dover rispettare una rata per ottenere un finanziamento che ha come totale un prezzo più alto di quello che poi la prestazione effettivamente richiederebbe. Ma a quel punto il paziente cosa può fare? A quel punto il paziente non può fare altro che andare dall'avvocato, perché bisogna che un professionista interagisca direttamente con la finanziaria, che ha erogato il finanziamento. Innanzitutto chiedendo subito una sospensione delle rate, nell'attesa di dare modo allo stesso soggetto che si è legato contrattualmente di provare di aver avuto una prestazione inferiore rispetto a quella di cui al preventivo in forza del quale ha preso il finanziamento. Quindi quasi sempre ci si dovrà avvalere di un professionista che dovrà redigere una perizia che accerterà qual è l'effettiva prestazione che il paziente ha fruito, di cui il paziente ha fruito, il valore della stessa, rapportarla all'importo finanziato e a quel punto fare una semplice operazione matematica di differenza tra le rate versate fino a quel momento e l'importo che effettivamente è costata la prestazione e capire se ha già pagato più o meno rate di quello che effettivamente della prestazione di cui effettivamente ha fruito. La legge prevede delle tempistiche in questi casi da rispettare, ad esempio interrompo la terapia, il finanziamento prosegue, devo rivolgermi a un professionista se voglio intervenire entro un determinato tempo? Sì, perché cosa succede? Spesso il cittadino che cosa fa? Smette semplicemente di pagare le rate del finanziamento. E questo comporta un rischio abbastanza rilevante, cioè sicuramente la segnalazione al CRIF, che poi comporta delle conseguenze per la possibilità di accedere nuovamente a ulteriori finanziamenti, mutui o cose del genere, ma soprattutto comporta il fatto che il contratto rimane comunque in vigore. Invece l'obiettivo del soggetto che si vede vincolato a questo finanziamento è quello di risolverlo il contratto, risolverlo dimostrando di aver già pagato quanto effettivamente doveva pagare per la prestazione che ha fruito. Per rimettersi in salute, che insomma è la cosa importante, ma occhio, esatto, vogliono rimetterci soldi. Grazie avvocato per esserci venuto a trovare, averci raccontato quello che ci ha appena detto. Adesso la linea torna a Francesca. Grazie Luca, riapriamo la rubrica delle app, applicazioni e altre amenità o utilità, fate un po' come vi pare. Scendiamo parecchio in basso, ora mi permetto di dire che Wikipedro è uno degli esempi di come digitale cambia proprio tutto, è il modo anche di apprendere, di affezionarsi anche a una città. Prendere chi? Devi apprendere. Prendere. L'unico modo che ho di raccontare qualcosa sempre ai miei figlioli è fargli vedere i video suoi, quindi... No, hai capito Wikipedro? Madonna, tu hai una grande responsabilità. Quando mi chiamano nelle scuole, vieni, ma dove va? Ma dov'è? Ma stanno attenti. Invece il modo di comunicazione è nuovo, oltre il format anche il contenuto. Allora, muovendosi nella città di Firenze e purtroppo tornando al terra-terra, abbiamo solo un problema: dove parcheggiare la macchina. È uno dei... E spesso e volentieri ci abbiamo da metterla sul parcheggio blu, no? E il problema del parcheggio non è tanto quanto costa, anche a Firenze e dei posti c'è quanto... Questo sta troppo, ma non è tanto, è trovare il parcometro, andare a pagare, tornare alla macchina, trovare gli spiccioli, avere gli spiccioli. Come dicevi, prego? Il parcheggio. Sì, il parcheggio. Perché ce n'è una, ti dice dove c'è la macchina. Allora, questa Fonzi, tra l'altro un nome anche di Bellino, è un'applicazione per pagare il parcheggio. Come blu, Fonzi? Per risolvere il problema. Na, 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 na. Esatto. Con questa
Fonzi scritto col PH, ah, ti aiuta, ti aiuta. Non come Fonzi di Happy Days. A pagare il parcheggio. E diciamo, risolve due problemi. Uno che, diciamo, qualsiasi parcheggio blu, basta mettere un adesivo sulla macchina dell'app, in realtà a quel punto... Veramente? Quindi non prendi la multa? No, cioè non è che devi pagare via app, quindi paghi il parcheggio come se... Sì, però vuol dire che coloro che controllano il parcheggio hanno il dispositivo... A sua volta, sul quindi loro non è che voi potete fregare, se potete prendere l'adesivo, appiccicarlo e poi far finta adesivo se hai pagato, con la tua targa... dentro il parcheggio che stai pagando, spieghiamole queste cose sembra per i furbettini allora questo è per pagare, per chi vuole pagare. Beh, non rischiare e non vuole però prendere non c'hai la multa. I famosi 2 euro in tasca, gli spiccioli a sufficienza. Come si chiama questa? Fonzi con il PH. Bene. Fonzi. Non come le patatine. No. Non come si suona molto come le patatine, bene. Ma si scrive diverso. La cosa bellina è che per le persone, come dire, che magari sono un po' smemorate, quando l'ho messa, e allora ti dice anche dove l'hai messa. Quindi quando vai a ritrovare la macchina, sai esattamente dove l'hai messa. Aspetta. Noi ti amiamo immensamente, perché io tutte le volte che parcheggio prendo il telefono dopo che ho guidato e parlo. Parlando al telefono, talmente concitata, e poi esco, vado nei posti e la macchina. Adesso dove l'ho messa la macchina? E c'è in diversi comuni, tra l'altro. 15 minuti a cercare. A Scandicci arrivano fino a Arezzo, quindi hanno già consorziato diversi pubbliche amministrazioni. L'ultima, una strana, si chiama Scanner Veicoli, un'applicazione un po' da questa agente mi fa segreto. Un po' paura. Te lo volevo dire. Fotografando, mettendo una targa, ti dice tutta la vita di quella macchina, il libretto, le denunce che ha avuto, se è rubato o no. È giusta però così, si parla della privacy. Ma la macchina, una targa, un documento pubblico e tutti i documenti ci sono registrati, lascia documenti pubblici. Ma mica si dice anche la residenza. Non ti dice il proprietario né niente, ti dice lo stato, diciamo, dell'assicurazione, perché anche quella andrebbe esposta, il bollo pagato. La bomba. Anche del serve bollo? Per la tua macchina, io l'ho usata per scannerizzare la mia macchina e capire se avevo pagato tutto, no? Questo... Bellissimo. Ora scansiono. Bene, benissimo, grazie, grazie. Sempre a Davide Rogai, il nostro mago delle app, chiamiamolo così. Torniamo a parlare di queste belle passeggiate ad Arezzo, organizzate in sinergia con la sezione SociCop di Arezzo. Naturalmente abbiamo parlato di quella di domenica prossima. Sono anche un po' intortata, quindi dedicata alla giornata internazionale della donna, la donna dell'arte retina, ce l'ha spiegata Marco Botti, che è curatore e giornalista d'arte. E poi ce ne sarà un'altra, Daniela, vero? Il 24 di marzo, da Viale Michelangelo a Viale Giotto. Esatto. Singolare itinerario a U, scandito da due viali della città moderna. Volevo dire che ogni mese noi facciamo due passeggiate. Quindi sono due al mese. Due al mese. Quindi abbiamo modo, sono 10 mesi perché gli estivi li saltiamo. Pensa quanti giri abbiamo fatto per la città. Delle passeggiate, dell'itinerario vi può parlare benissimo Marco Botti. Quello che volevo sottolineare, se mi permettete, è che hanno anche un altro risvolto di riportare l'attenzione su alcune ricorrenze importanti oppure feste importanti, perché ce ne sarà una dedicata alla liberazione, come ce n'è stata una dedicata alla giornata della memoria. È un arricchimento ulteriore, perché nella routine quotidiana forse stiamo perdendo anche un po' l'attenzione a queste ricorrenze. Ce ne sarà una dedicata al 1° maggio, quindi hanno molteplici aspetti. Sono molto soddisfacenti perché rappresentano vari contenuti e varie tematiche, oltre a essere piacevoli, divertenti e frequentate. Se della passeggiata di domenica glielo vuoi dire te, che se vogliono sapere qualcosa. Prego, in particolare. È una camminata che arriva da due dei principali viali della città, fuori dalle mura medicee, quindi Viale Michelangelo alla partenza, Viale Giotto all'arrivo, quindi già qui vi parlo di due giganti della storia dell'arte, ma ha il cuore pulsante più o meno a metà percorso nella visita al santuario di Santa Maria delle Grazie. È il capolavoro del Rinascimento ad Arezzo. Sorta sui resti, o meglio, è sorta sopra una fonte pagana che fu poi abbattuta da San Bernardino da Siena, e sui resti nacque il santuario. Questa meraviglia. Mario Salmi definì
Santa Maria delle Grazie come la prima piazza porticata del Rinascimento toscano. E D'Annunzio la definiva l'aerea loggia quando veniva ad Arezzo per i suoi giri amorosi. Diciamo, allora, fermiamoci qui. Fermiamoci qui e non diciamo altro. Ve lo dico io altro, perché l'iscrizione per partecipare alle passeggiate è obbligatoria, sì, e iniziale per i non già iscritti, e vale per tutte le passeggiate fino a giugno 2019. Si può fare allo spazio soci della COP in via Veneto e al centro COP di Arezzo. Sì. C'è da aggiungere che è riservata a questo tipo di passeggiate per motivi proprio anche assicurativi ai soci dell'Unicoop Firenze. Ai soci, quindi presentando la tessera, esatto, socio, quindi sì, che è obbligatoria, diciamo, come a molte. Però dobbiamo, insomma, perché c'è un discorso assicurativo, perché comunque sono passeggiate, sono, certo, itinerari al costo di univoco di 10 euro, queste passeggiate, sì, che sono veramente un tuffo, un camminare appunto attraverso la cultura e la valorizzazione del territorio. Grazie, a voi. Grazie per aver presentato le vostre bellissime iniziative. Beh, direi, Vasco, che sentiamo l'ultimo vostro motivo qui oggi a Tadà. In onore di Edoardo Spadaro, Firenze. E allora, ma anche in onore di Vicky Pedro, che ce la racconta. Grazie, vieni a cantare la singolar tenzone, come dico da qualche giorno a questa parte. Perdo pezzi, non sono abituata a fare il tecnico. Questa mi manca, ti metto qua nel mezzo. Mi canti da qui, come a Sanremo. Sì. Si fa le prove? Ci vado a Sanremo. No, non lo so, ormai magari ci vengo anch'io. Ormai chi lo sa? Bianchi. Allora, di chi è questa? Firenze. Chi la fa? Firenze. Cantano i mandolinisti fiorentini. Va, canta lui, anzi, suonano loro. Firenze, città d'ingegni arditi, la vive in una culla di colli che sono sempre, sempre fioriti. Chi c'ha la sua francese, chi c'ha la sua australiana, poi c'è chi c'ha l'inglese oppur l'americana. Io ho la mia biondona, non sarà chic e forse una cialtrona, però l'adoro senza reticenze, perché le come me le di Firenze. Firenze, città delle colline, in un punto che sta in piano, un bosco che si chiama Cascine. Chi va con la vettura, chi va con il cavallo, che il cielo sia coperto sotto tramonto giallo. Io ho, come tu vedi, quale cascine e ci vo sempre a piedi, aspetta e viene piena di movenze, le donnine di Firenze. E bravi mandolinisti fiorentini. Ah, ma c'hai la biondona te. Sì, sì. E allora dilla tutta. Là dietro. La biondona. Eccola la biondona. La biondona. C'è davvero la biondona. Bene. Allora, la biondona da 50. Ti rimando da 54 anni con la biondona. 56. Ma che meraviglia, da 56. Quasi non te lo ricordi? Sì, 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 no. E non ti ci mando la biondona, perché se no ti mena, Va bene? Invece io mando la pubblicità. A voi non vi mando, state tranquilli. Rimanete con me, perché Tadà continua. In cucina, naturalmente, vi aspetto. Bene. Bene.